Ciao a tutti da estimardo.com, quest'oggi andiamo a fare un breve video unboxing della nuova MSI GTX 1050. Questa scheda video è overclockata di fabbrica, come indicato qui sotto, inoltre presenta 2 GB di memoria GDDR5 e il supporto alle DirectX 12. Capovolgendo la confezione, invece, mostriamo le varie caratteristiche del prodotto, i requisiti di sistema per montare questa scheda video nel nostro PC e le specifiche tecniche del prodotto stesso. Aprendo la confezione, notiamo la scheda video protetta all'interno di questa protezione in gomma. E poi il bundle compreso con il prodotto. Come possiamo vedere è molto scarno. Abbiamo un manualetto di installazione rapida CD driver e un piccolo coupon MSI che ci suggerisce di registrare il prodotto presso il sito web dell'azienda. Ecco qui la scheda video. Allora, come possiamo vedere, la scheda video è davvero compatta. Infatti, come possiamo vedere, il PCB è molto minimale. Infatti, il dissipatore esce fuori il PCB. Comunque, la scheda video rimane molto compatta. E abbiamo questa scocca in plastica di colore nero e bianco con il logo MSI e la ventola centrale da 85 mm, che va a raffreddare il radiatore in alluminio sottostante, sprovvisto in questo caso da heat pipes in rame, in quanto comunque il calore sprigionato da questa GPU è davvero minimo. Nella parte superiore notiamo l'assenza del connettore dello SLI, quindi per mettere più schede video in parallelo, e inoltre manca il connettore di alimentazione 6 pin, in quanto questa scheda video prende tutta l'energia che gli occorre direttamente dallo slot PCI Express. Nella parte posteriore della scheda video, invece, notiamo le quattro viti di assemblaggio e il bollino di garanzia presente su una delle stesse, quindi non potremo cambiare pasta termica o dissipatore senza perdere la garanzia. E notiamo inoltre il connettore PCI Express 3.0. Per quanto riguarda le connessioni video, abbiamo semplicemente tre uscite, una DisplayPort, un HDMI e una DVI. Questa scheda video, per quanto riguarda le specifiche tecniche, è equipaggiata con 640 CUDA cores che operano alla frequenza di 1518 MHz in boost clock e 1404 MHz in base clock. E come abbiamo detto, inoltre è equipaggiata con 2 GB di memoria GDDR5. Quindi questa scheda video è indirizzata prettamente al Full HD e non per risoluzioni superiori, per settaggi che vanno dal medio all'alto a seconda del gioco. Per questo video possiamo dire che è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta che troverete sul nostro sito web streamhardware.com. Dallo staff di Streamhardware un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!